Padrelino, siamo al Teatro Savoia, teatro che ospita questa recita di fine anno della Scuola di Sant'Antonio di Padova. Il tema di quest'anno è Mary Poppins. Come mai avete scelto proprio questo tema? Beh, perché per una ventata di gioia, di serenità, perché il messaggio che viene fuori da questo recital è appunto questo: c'è questa domestica che prende la vita con molta leggerezza e con molta tranquillità. E d'altra parte, di fronte ai bambini bisogna coltivare questi sentimenti di serenità, di bontà, di dolcezza, perché devono essere accompagnati ad entrare nella vita dove troveranno ben altre cose. E allora sì, c'è anche questo bagaglio che noi cerchiamo, insieme con i genitori, naturalmente con tutto lo staff della scuola, cerchiamo di dare loro. Allora è chiaro che affronteranno la vita con più gioia, con più serenità. Ecco, esatto, dietro questo divertimento c'è anche l'insegnamento, c'è anche tanto lavoro dietro perché questa recita arriva proprio alla fine di tutto l'anno scolastico. Sì, difatti questo è il momento, diciamo, conclusivo dell'anno scolastico, dell'asilo. I bambini però non hanno fatto soltanto questo, hanno fatto tutta una serie di attività. Questo naturalmente è il momento in cui, insieme con i genitori, noi vogliamo vivere questo momento di gioia e vogliamo, ecco, stringerci intorno a questi bambini perché il loro messaggio, la loro spontaneità, la loro dolcezza ci rassereni. Noi che soprattutto abbiamo bisogno di rasserenarci un pochettino perché la vita oggi è diventata veramente molto, molto difficile. Possiamo dire quindi che i bambini sono il motore del mondo, ci hai dato questo bellissimo messaggio di gioia da parte di tutti questi piccoli partecipanti a questa recita che vi hanno regalato in tutti questi mesi. Quando diciamo che sono la speranza del mondo non è un fatto retorico o poetico, è veramente così. Noi saremo quello che saremo se avremo educati questi bambini ad un approccio diverso con il mondo e soprattutto ad uno sguardo ottimistico e gioioso, perché c'è anche questo ed è giusto coltivarlo.